vorrei iniziare il mio intervento facendo qualche accenno alla biografia di Clarice Orsini. Infatti, come spesso accade alle consorti di uomini celebri, la sua persona e la sua vita restano piuttosto nell'ombra. Fatta eccezione per qualche trattazione generica, una simile sorte ha riguardato la corrispondenza epistolare di Clarice Orsini, solo parzialmente studiata da Luisa Miglio e del resto inserita in un discorso più ampio riguardante gli aspetti paleografici della scrittura femminile. Brevemente ricordo che Clarice nacque nel 1452 da Jacopo di Orso Orsini, signore di Monterotondo, e Maddalena Orsini, figlia del conte di Tagliacozzo. Appartenente a una delle famiglie più ricche e potenti d'Italia, che vantava feudi e possedimenti in gran parte dell'Italia centro-meridionale, Clarice sposò Lorenzo di Piero de' Medici all'età di 17 anni. L'alleanza matrimoniale dei Medici con una famiglia baronale romana era stata pensata e organizzata da Lucrezia Tornabuoni, moglie di Piero de' Medici, e rispondeva a più esigenze. Prima di tutto, quella di guadagnare una voce all'interno del collegio cardinalizio, tramite il cardinale Latino Orsini, zio di Clarice. La famiglia Orsini vantava anche alcuni capitani d'arme, sui quali non mi soffermo per ragioni di tempo, e numerosi beni. Una simile unione matrimoniale poteva essere dunque considerata dai Medici come un mezzo di ascesa sociale e di inserimento nel panorama politico romano, in linea con gli investimenti finanziari che la famiglia Medici operava a Roma già ai tempi di Cosimo il Vecchio. Così, nel 1469, anno delle nozze, Clarice si trasferì a Firenze, dove ai suoi doveri di moglie e madre avrebbe dovuto aggiungere fin da subito anche quello di mediatrice tra la sua famiglia di origine e il potente clan Orsini. Proprio la corrispondenza in entrata della Orsini nel corso di questi 20 anni trascorsi alla corte dei Medici, e in particolare quella al femminile, considerando il tema del nostro incontro, è stata oggetto della mia attenzione. È nota l'abbondanza della documentazione conservata nel fondo Medicio avanti il Principato, che si trova nell'archivio di Stato di Firenze, e in particolare le lettere indirizzate a Clarice nell'arco di tempo 1469-1488 sono in tutto 123, 38 delle quali sono di donne, tutte appartenenti a un ceto sociale molto elevato, quindi non un numero molto alto, ma diciamo un terzo. Ecco. Tra queste lettere, 23 appartengono a donne di casa Orsini e ben 13 sono indirizzate a Clarice dalla madre Maddalena, il che ne fa la voce femminile più presente in assoluto, perlomeno per quanto riguarda il mio ambito. Maddalena all'epoca era già vedova e, come accennato, fu lei che insieme al fratello Latino Orsini portò avanti le trattative per il matrimonio della giovane Clarice. Dal carteggio emerge chiaramente il carattere autoritario, pragmatico e schietto di Maddalena, che affidava la penna, consigli, ordini, rimproveri e ovviamente lagnanze. La donna, che si trovava a dover gestire le sorti di altri tre figli, rimproverava spesso Clarice per la sua poca attitudine nello scrivere lettere e nel tenerla informata con una certa costanza sulle vicende della sua nuova vita fiorentina. Ad esempio, il 10 giugno 1469, 10 giorni dopo l'arrivo di Clarice alla corte dei Medici, Maddalena scrive: «Voglimi avvisare, de passo ne passo, come te piace l'esser degli parenti e della terra, e come te comporta l'aire, e come sei stata bene ricevuta da tutti, particolarmente come ancora hai avuto buon viaggio per strada». Ancora, due mesi dopo, scrive: «Clarice, non poca ammirazione ho pigliata verso di voi», e qui per pigliata si deve intendere perduta. «Quando mi ricordo che poi la vostra partenza non ho avuto mai da voi vostra alcuna, sicché pertanto, figlia che sì benedetta, per mia consolazione non ve rincresca de tanto il scrivere per la divenire, e promettoti che se de vostra mano non me rescriverete una lettera, me darete cascione che da me non avrete mai più né lettere né messi». Ansiosa di conoscere la nuova vita della figlia, oltre a qualche rimprovero, Maddalena ricorre a Clarice per richieste in favore di suoi protetti.
In una lettera del 25 giugno 1469, Maddalena chiede a Clarice di fare pressioni su Lorenzo affinché faccia eleggere come podestà di Firenze un suo servitore, Messere Ioanni de Civita Castellana. Di tale desiderio, Maddalena aveva già informato Lorenzo stesso, ma poiché si avvicinava il tempo dell'elezione del nuovo podestà, ella riteneva di dover coinvolgere nella faccenda anche la figlia. Clarice viene incaricata, dunque, di raccomandare la questione a Lorenzo tanto strettamente quanto v'è possibile, a ciò che Messere Giovanni abbia il suo desiderio. A soli pochi mesi dal matrimonio, dunque, la giovane donna era chiamata a fronteggiare questa prima missione, di cui possiamo appurare il buon esito. Infatti Giovanni di Benedetto Pandolfucci di Civita Castellana, nel febbraio 1470, veniva eletto podestà di Firenze, rimanendo in carica fino all'agosto dello stesso anno. L'elezione di Giovanni a podestà funzionava così come prova generale circa la disponibilità di Lorenzo ad accontentare le richieste della moglie, e Maddalena ebbe un riscontro anche delle capacità di Clarice di porsi come una valida intermediaria alla corte dei Medici. Una serie di lettere di Maddalena sono dedicate alle preoccupazioni per la pietosa condizione in cui versava una sorella di Clarice, di nome Aurante, che a partire dalla fine del 1469 si trovava a fronteggiare una spaventosa crisi. Non sappiamo quando Aurante sposò Giovan Ludovico Pio, signore di Carpi. È certo che questo, coinvolto nel 1469 in una congiura ai danni del duca di Ferrara a Borso d'Este, subì terribili e immediate conseguenze: la confisca dei beni e la condanna a morte per decapitazione, mentre gli altri componenti della famiglia Pio, fratelli e sorelle, venivano imprigionati nel castello Estense di Ferrara. A Roma, così come a Firenze, sembra giungessero voci distorte e incomplete sulle conseguenze del complotto, come si evince da una lettera accorata di Maddalena a Clarice, nella quale chiede notizie di Aurante. «Io, come madre della sua vita, non ne posso avere se non afflizione, ma da alcune che ne so venute, non dice così come scrive». Ancora, in una lettera del 17 febbraio 69, Maddalena scriveva: ha già ricevuta una lettera da Aurante, dove mi scrive che Ioan Ludovico, con sei dei suoi fratelli, sono stati pigliati dallo duca di Modena, e non mi scrive la casone. Ho cercato di saperlo, e mi ha detto che voleva fare morire doi fratelli dello marchese de Ferrara, ed è chi dica che faceva contro lo duca proprio. Appurata la ragione dell'arresto del genero, Maddalena Orsini si lasciava andare ai più aspri commenti, considerando insensato l'atto di Giovan Ludovico. Io non so considerare come avessi avuto tanto poco intelletto a fare tale pensiero, che gli animali hanno tanto intelletto che non si mettono a pericolo della vita. E anche in questo caso Maddalena, nella stessa lettera dell'agosto 69, incaricava Clarice di rivolgersi a Piero dei Medici in persona, allora a capo della famiglia, per essere informata circa la fondatezza delle accuse rivolte a Giovan Ludovico, di cui anche attualmente onestamente non abbiamo prova. Però la faccenda richiese un interessamento ancor più diretto da parte di Clarice. Morto infatti in Giovan Ludovico e caduta in disgrazia la famiglia dei Pio, Clarice fu sollecitata a intervenire presso Lorenzo per una risoluzione della questione. Infatti circa due anni dopo, il 10 marzo 1472, Aurante, che si trovava a Imola presso la famiglia del marito, presso una sorella del marito, che evidentemente era sfuggita a questo arresto, scriveva alla sorella una lettera piena di rancore per il mancato interessamento alla sua sorte. «Magnifica e generosa soror, ho perso non poca ammirazione che non vi siate degnata a darmi risposta a nessuna delle mie lettere. Neanche a bocca ne ho sentito. Averia a caro sapere se fosse per mio mancamento, ovvero per lo poco amore che mi portate». Lorenzo, ad ogni modo, si diede da fare anche in questo caso in favore della famiglia della moglie, procurando un nuovo matrimonio per Aurante e assicurando le sorti della prole con ricche parentele e benefici ecclesiastici. Nel 1476, quindi dopo molti anni dalla sciagura in cui era stata coinvolta, Aurante sposava Leonardo III Malaspina, mentre Galeotto Malaspina, figlio di Gabriele, sposava Zaffira Pio, figlia di Aurante,
tra Lorenzo De Medici e Gabriele Malaspina c'erano rapporti politici molto stretti, derivati anche sostanzialmente dalla vicinanza dei territori e la vicinanza con Genova, la Liguria. Però non è questo insomma vado avanti. La disavventura di Aurante Orsini richiese opere di diplomazia complesse di cui per ragioni di tempo non posso rendere conto appieno. Tengo solo a precisare come queste unioni matrimoniali giovavano agli stessi Medici che appunto erano da tempo in stretti rapporti con la famiglia Malaspina. Anche un'altra donna, Orsini, Angelella, appartenente a un altro ramo, quello di Nola e Pitigliano, moglie di Angelo Farnese, nel marzo del 72 si rivolgeva a Clarice per una richiesta molto particolare. Il suo desiderio consisteva nel procurare la predicazione nella chiesa di Santa Riparata per un agostiniano suo padre spirituale. La casone che a scrivere mi muove, questa si è, che intendendo che Lorenzo tuo ha libertate e potestate de dare, ovvero fare dare, la predicazione di Santa Riparata a chi vuole ed è consegnata a quella persona per la quale lui si intromette, mi sarei gratissimo tu la facesti procurare ad uno mio padre spirituale, religioso dell'ordine di Sant'Agostino, chiamato per nome Maestro Bartolomeo da Padova. Secondo quanto scrive, il maestro era stato trattenuto a Roma dal cardinale Guillaume de Stouteville perché è singolare predicatore ed ogni dì delle sue prediche io e molto popolo ho avuto grande consolazione. E per essere una lettera che viene da Roma vi posso assicurare che è veramente singolare il trasporto religioso che dice che il popolo ha avuto nei confronti di un padre spirituale. Colpisce, a mio dire, il linguaggio esplicito di Angelella, che appare sicura del potere di Lorenzo e di un suo intervento diretto. Sembra tuttavia che Clarice, come era solita fare, diciamo, avesse ignorato la lettera di Angelella, che il 10 aprile dello stesso anno tornava a scriverle, ritornando sulla faccenda e specificando che se nel tempo intercorso tra una lettera e l'altra Lorenzo avesse già preso disposizioni, ogni cosa revochi e ritratti, perché io sono stata la prima a dimandare e molto mi ha maravigliata non aver avuto vostra risposta, che già speravo che di già lo effetto fosse seguito. Pregoti che quello che hai a fare lo spacci presto. Non abbiamo conferma sul buon esito della raccomandazione di Angelella, ma il lessico schietto e l'atteggiamento della donna, che dava per scontata una raccomandazione di Lorenzo, tanto da irritarsi per il ritardo nella risoluzione della questione, sembra indicativo di una certa tranquillità nell'avanzare simili pretese, nonché, forse, di un rapporto diretto con Clarice, ma andiamo avanti perché non ho trovato obiettivamente una vicinanza di questa Angelella con Clarice nell'età infantile. Si ricorreva a Clarice anche per avere la concessione delle grazie a seguito di una condanna. E questo è il caso di Orsina Orsini, sposata ad un colonna, che nel febbraio del 1479 le chiedeva a favore di un fiorentino, Gerardo Papi, di fare pressioni sul Consiglio degli Otto di Balia, il Tribunale per gli Affari Criminali di Firenze, affinché questo signore fosse liberato. Io non so assolutamente la questione qual era, perché lei la omette giustamente. Al grande casato Orsini apparteneva anche Francesca Orsini, zia di Clarice, quindi molto avanti con gli anni, che nel 1484 le scriveva per raccomandare un tale Luca de Montemignani da Fiorenza, esecutore della presente, e specifica: è stato e sta i nostri servizi ed è assai buono nostro provveditore. Pertanto, con fede pregamo la signoria vostra li piaccia per lo nostro amore in le sue occurrenze averlo per raccomandato e dargli aiuto e favore secondo li bisogna. Perché in verità siamo da lui assai ben servita e merita da noi essere favorito. Quindi qualsiasi incarico andava bene purché fosse un incarico gradito da Luca da Montemignani. Costui dunque non solo presta servizio presso la famiglia di Francesca, ma ha una qualifica che lo pone al di sopra della semplice servitù. Sembrerebbe infatti una persona esperta di amministrazione, provveditore. Per ora non mi è stato possibile identificare Grecelina Orsini, che quasi sicuramente fu molto vicina a Clarice. È quanto si scorge leggendo la lettera indirizzata a Clarice nel 1469, permeata di grande affetto.
Poi che la vostra signoria si partì da Monterotondo, cioè quando Clarice è andata a Firenze per sposarsi, insomma, per unirsi con Lorenzo, per 3 lettere vi ho visitata, 2 allo vostro banco, intendendo sicuramente il banco dei Medici a Roma, gestito dal Tornabuoni, e un'altra ne mandai per Ostia, delle quali non ho avuto risposta alcuna e multa ne ho avuto afflizione. Credo, vostra signoria, non l'ha avute, che so certissima, considerando lo perfetto amore che mi portate, ne avrete lasciata ogni altra faccenda per darmi risposta, che sapete che nulla cosa in questo mondo a me potrà essere più grata che sentire de vostra signoria buone novelle, di Lorenzo e ancora di tutta la casa, agli quali Dio conceda prospero stato. Ora altro prego, vostra signoria, se digne dare il refrigerio alla mia malinconia della vostra assenza, con qualche vostra lettera, la quale, avendo in nelle mano, la conserverò in siffatto loco che sempre mi parerà stare abbracciata con la vostra signoria, alla quale mi raccomando, se digne comandarmi qualcosa dallo canto di qua. Voglio citare anche l'accorata lettera di Agnese Farnese, che qui vediamo ritratta al centro, ovviamente. Da Pinturicchio, è presunta, insomma, Agnese, non sono sicura, non mi intendo di queste cose. Nipote di Aldobrandino Orsini e moglie di Andrea Piccolomini dell'agosto 1477. In quel momento era deceduta Maddalena e la nobildonna, cugina di Alessandro Farnese, futuro Papa Paolo III, inviava a Clarice le condoglianze per la morte della madre. Dio sia quello che vi consoli, scrive Agnese, e ringrazio la signoria vostra che si è ricordata di me, di mandarmi avvisare, e pregola non si scordi, e se dal canto di qua posso fare qualcosa, prego la signoria, la vostra signoria pigli sicurtà di me, che il simile farei io accadendo. La lettera, autografa come si evince dalla firma Agnese de Farnesio, manu propria, esprime una sincera solidarietà per il lutto di Clarice e forse proprio per tale ragione Agnese si sente sicura di scrivere di persona, ma pare che fosse, insomma, avesse piacere a scrivere le sue lettere di persona. Abbiamo molti autografi di lei. Della cerchia di amicizie di Clarice faceva parte anche la nobildonna Caterina Savelli. Di lei si conservano 2 lettere, una delle quali, datata 9 giugno 1480, è indirizzata da Monterotondo e conferma dunque una permanenza di Caterina nella casa paterna di Clarice. In questo caso ella rivolge a Clarice una particolare richiesta, ossia di mandarle uno cappello di paglia, di quelli che fanno quelle vostre contadine, e si metteva a sua disposizione per ogni esigenza. Poche parole che rivelano una complicità tra le due donne e una curiosità per un oggetto forse ancora poco conosciuto dalle nobildonne romane. Sulla differenza tra la moda fiorentina e quella romana sono stati scritti fiumi d'inchiostro, io taccio perché non ne so molto. Spicca tra le mittenti un personaggio di alto rango, Beatrice d'Aragona, regina di Boemia e Ungheria. Va detto che anche in questo caso tra le due vi era un legame di parentela, e con chi gli Orsini non avevano un legame di parentela, insomma, poiché la nonna materna di Beatrice era sorella del principe di Taranto, Giovanni Antonio Orsini del Balzo. La lettera, priva di richieste e di contenuti informativi, sembra avere il puro scopo di allacciare un rapporto, soprattutto in quanto Clarice, pur di condizione elevata e con legami di parentela con la stessa Beatrice, era divenuta la moglie del magnifico Lorenzo. Per esser voi persona di condizione degna e nostra parente e precipue per amor del magnifico Lorenzo, vostro consorte, vi amiamo assai e di voi ne ricordiamo continuamente. Io personalmente mi sarei offesa di vedere che era più importante il fatto che lei fosse moglie del magnifico piuttosto che fosse una Orsini. Per tale ragione, Beatrice chiedeva di essere informata per lettera sulle vicende della famiglia Medici, che scrivendoci spesso ne farete gran piacere, e quindi l'importanza anche di avere un rapporto epistolare con questa persona.
di egual natura sembra la lettera inviata nel 1472 dalla marchesa Bianca Malaspina, moglie di Gabriele Malaspina. Anche in questo caso l'amicizia è un tramite fondamentale, Lorenzo de' Medici. Il riferirvi quanta stretta amicizia e unione vi sia fra il magnifico vostro consorte e il mio, che è tanta che lingua umana non poteria esprimere, mi pareria superfluo. E parmi che dal canto di qua si debba conservare simile stillo di amicizia e di vero amore, come fra i nostri predicti mariti si conserva. Tuttavia, l'aristocratica Bianca Malaspina cerca un punto di contatto con Clarice nella comune nostalgia della casa paterna. E avendomi esperto quanta dolcezza e iocondità mi porge la memoria degli beni paterni e della casa mia, così penso avvenga la magnificenza vostra quando si ricorda e pensa la illustrissima casa paterna e materna, quale tanta dignamente illustrata quanto alcun'altra trovarsi si possa in Italia. La donna sembra voler creare un rapporto parallelo a quello che esiste già tra il marito e Lorenzo de' Medici, tenendo a precisare la sua devozione a Clarice, la qual prego si ricordi che ha di qua una sua sorella e che ella continuamente mi può comandare. Per concludere, accenno brevemente a alcuni rapporti con persone esterne alla famiglia di Clarice. Un'amichevole confidenza esisteva tra Clarice e Francesca Pitti, moglie di Giovanni Tornabuoni, il fidatissimo uomo di Lorenzo che diresse la filiale di Roma del Banco Medici. Qui la vediamo ritratta nella cappella Tornabuoni. Di Francesca si conservano solo due lettere, il cui contenuto lascia però supporre una corrispondenza epistolare più frequente. Seppur dai contenuti generici, le lettere ci rivelano il buon inserimento di Francesca all'interno della società romana. Al presente abbiamo mutato casa e abbiamo una bella e piacevole stanza. E la frequentazione della casa Orsini di Monterotondo, in particolare con Maddalena. Per la Maddalena, vostra madre, non ho visitata per essere stata a Monterotondo, ma continuamente ho inteso la signoria sua star bene, così tutti gli altri. E in un'altra lettera afferma di essere stata a Monterotondo e aver visitato tutta la brigata. A Francesca Clarice affidava la gestione di alcuni rapporti, come quello con la famiglia Bussi di Viterbo, incaricata di mandare una certa quantità di lino a Clarice. Francesca Pitti dunque fa da tramite, come ad esempio con Madonna Perna di Giovanni De Cannis, di Sutri, che affidava a Francesca una lettera per Clarice. È l'unica pervenuta e anche Perna si lamenta per il mancato scrivere di Clarice, chiedendo che qualche volta per vostra lettera vi degnate farmi partecipe delle vostre consolazioni, perché dello vostro bene, Ianni e Tio e tutta la mia famiglia ne piglieremo nella nostra mente moltissima consolazione e sommamente nella vostra signoria molto tutti ci raccomandiamo, della quale lettera non ho avuto mai risposta e per lo banco della reverenzia di Piero de Cosimo de' Medici ve la drizzai. Credo che le varie occupazioni ne siano state cascione, tamen reduplico questa seconda. Clarice intratteneva relazioni con alcuni istituti religiosi in linea con la sua spiritualità e devozione religiosa. Il 30 novembre 1472 la badessa del monastero di Santa Marta a Firenze si rivolgeva a Clarice per avere l'esenzione dal pagamento delle tasse e in particolare quella del sale. A giudicare dalle parole di Ifigenia, questo il nome della badessa, il monastero era all'epoca in tanta miseria che per sé non si può abitare né rilevare. E peggiore era lo stato delle sue ospiti. Le sono queste povere monache mal vestite e peggio calzate, ed è tanto lo loro buono desiderio di fare del bene che solo questo mi ha tenuta con loro. La richiesta era fatta a Clarice in quanto madre e protettora degli luoghi pietosi, e Ifigenia pregava lei, ma soprattutto Lorenzo, vedendo che tutto potete, di muoversi a pietà. Nel 1473 anche la badessa del convento francescano di Santa Chiara Novella di Firenze pregava Clarice per persuadere Lorenzo che con due versi preghi maestro Pagolo da Lucca, che è vicario di detti frati, e il quale sarà a D5 maggio a capitolo Appoggibonsi,
che quando lui si troverà là in capitolo, conforti e preghi questi frati qua che debbano di noi pigliare il governo. Le 50 consorelle che abitavano il convento avevano infatti deliberato di entrare al governo dei frati di San Francesco della Osservanza, quindi una diversa confessione, diciamo un diverso, probabilmente non so che, non ho trovato molte informazioni purtroppo, sì, però non so prima cosa, a che cosa seguissero, insomma. Nel modo e forma che loro governano è il monastero de Fuligno e San Giorgio e Santa Orsola. Clarice poi intratteneva rapporti con il monastero della Madonna delle Murate e in una lettera del 1474 la badessa del monastero, al tempo scolastica Rondinelli, chiedeva a Clarice di raccomandare a Lorenzo un certo Girolamo. E nel febbraio 77 la nuova abbadessa Caterina Ubaldini supplicava Clarice di persuadere Lorenzo a concedere la grazia ad un loro comune amico, di cui non ho il nome e non so, insomma, sembrava che la sentenza stesse per essere eseguita e quindi lei sollecitava in extremis la donna. A Clarice si rifaceva anche Jacopa Torelli, moglie di Francesco Tanini, che scrive nel 1475 per ottenere la cancellazione dei suoi debiti verso il comune. Di grande quantità di denari, per debiti vecchi, la maggior parte dei quali ingiustamente, perché sopporto le gravezze in su certi beni quali io non posseggo. Come posso mostrare? Jacopa supplicava dunque Clarice di raccomandare la sua persona a Lorenzo affinché il debito venisse annullato, che solo mi resta questa povera casa e un podere in Val di Siena e che io ho a nutricare me con 6 fanciulli. Della rete di amicizie faceva parte anche un'altra donna fiorentina, Nanna di Piero Betti, e il 16 dicembre 1478 scriveva a Clarice per chiedere di intervenire presso Lorenzo che si degnasse a compassione e misericordia ed essere mediatore, cagione e principio della restituzione del mio fratello e dei miei nipoti. Di che già appieno informai vostra magnificenza, la quale gratissimamente mi rispose averne già parlato al prefatto magnifico, signore, e che esso era molto ben disposto. Sfortunatamente al momento non sono riuscita ad identificare Nanna, e né si conosce la ragione per la quale la sua famiglia fosse stata imprigionata. Io credo che trovandoci nel 78, nel dicembre del 78, potrebbe trattarsi di un coinvolgimento seppure marginale nella congiura dei pazzi, ma onestamente non avendo trovato nulla non mi posso sbilanciare. Ad ogni modo, in questo caso, Clarice interveniva subito e 3 giorni dopo impetrava al magnifico marito la liberazione dei parenti di Nanna, specificando che se sapessi a fare questa grazia, vi prego, state attento, si faccia per vostra mano. Veniamo alle conclusioni. Sono molte infatti le considerazioni che questa tipologia di fonte suscita. Mi sembra evidente una certa reticenza di Clarice nell'intrattenere una corrispondenza epistolare anche con donne a lei molto vicine e care. Come accennato, quasi tutte nelle lettere lamentano un'evidente riluttanza di Clarice, dalla madre alle altre Orsini, in particolare la sorella Urante, con quelle parole di fuoco, insomma. Tale modo di agire potrebbe essere imputato a un dato certo, la giovane età in cui Clarice è entrata alla corte dei Medici. Corte che rappresentava un trampolino di lancio per la clientela degli Orsini e in particolare per coloro che speravano di avviare una carriera a Firenze. Infatti, come abbiamo visto, essendo Clarice la moglie del magnifico Lorenzo, signore di Firenze e arbitro della politica italiana, non mancano richieste di raccomandazione e non va dimenticato che il fratello di Clarice, Rinaldo, diverrà nel 1474 arcivescovo di Firenze, quindi una carica molto importante. Dal canto dei Medici, le conseguenze di questa unione con una famiglia romana, anche se non furono subito evidenti, non riuscì Lorenzo a far avere il cappello cardinalizio a Giuliano, forse col senno di poi meglio, e pare che fu un matrimonio anche molto infelice, insomma, tra i due. Furono però positive in un periodo successivo, considerando che nel 1513 uno dei figli di Lorenzo e Clarice, Giovanni,
diveniva papa con il nome di Leone X. Il carteggio di Clarice conferma quanto emerso, ad esempio, dalle lettere di Alessandra Macinghi Strozzi ai figli esuli. In particolare, il ricorso alla comunicazione epistolare per motivi economici, familiari, politici e la capacità delle donne, al pari degli uomini e forse in certi casi più di essi, di saper esprimere con la penna sentimenti complessi come l'amore e l'odio o la gioia o la tristezza o semplicemente la nostalgia. Di questi sentimenti Clarice è la vera destinataria. Tuttavia, Clarice dovette raramente intervenire personalmente nella risoluzione dei casi che le venivano sottoposti. In molti casi, forse in tutti, il vero destinatario di queste richieste era Lorenzo de' Medici. E allora, perché le donne non scrivevano direttamente a lui? Perché cercavano in Clarice l'intermediaria per i loro desiderata? Si può rispondere che Clarice costituiva, in quanto donna, un anello di congiunzione tra il mondo femminile e la sfera politica rappresentata da Lorenzo. In molti casi, come abbiamo visto, era il legame familiare esistente tra lei e le donne Orsini ad avere la meglio. Molte cose accomunano queste donne con Clarice: la consapevolezza di genere e la comune condizione di vita, come nel caso di Bianca Malaspina o Beatrice d'Ungheria, ma anche la condivisione degli affetti, come nel caso delle sue frequentazioni più strette, Francesca Pitti, Grecelina Orsini. Tutto ciò crea una rete di relazioni politiche parallela a quella che già esiste nella sfera maschile e la va a consolidare. Credo che si possa interpretare in tal senso la necessità sentita da Bianca Malaspina di instaurare un rapporto epistolare con Clarice, al modo che già esisteva tra Lorenzo de' Medici e Gabriele Malaspina, suo marito. In ultimo, e questo mi sembra importante per la finalità del nostro incontro, queste lettere aprono ad una considerazione sulla singolarità dei contenuti e del lessico della corrispondenza al femminile. Il richiamo al ruolo di moglie e madre, prima di tutto, la sensibilità delle donne e il loro vivere quotidiano, nonché l'importanza di intrattenere un rapporto epistolare per supplire alla nostalgia, alla malinconia, in alcuni casi anche alla noia, come afferma la stessa Francesca Pitti, quando scrive a Clarice che da poi che partisti non ho avuto mai spasso nessuno. O anche Grecelina Orsini, che supplica a Clarice di scriverle almeno una lettera che possa funzionare come palliativo alla sua assenza, una specie di eidolon, insomma. In conclusione, credo che le lettere di donne, e in particolare quelle tra donne, possano aiutarci ad inquadrare sotto una luce più diretta la personalità, le aspirazioni e il carattere delle donne del Rinascimento e non solo. La loro voce diretta restituisce spessore alle loro persone, liberandole dagli stereotipi della trattatistica e della poesia e dall'immobilismo angelico delle rappresentazioni su tela. Grazie.